bentornati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 19 marzo, sono le 12:30 minuti in questo istante e benvenuti, buona festa del papà a tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti i papà che sono in collegamento in questo momento e guarda, senza neanche saperlo, in realtà l'ospite di oggi parleremo di tutt'altro, però è anche un neo papà, Edwin Coman, il nostro ospite di oggi di Tulipani Italiani. Chi se non se lo ricorda, colui che ha portato i tulipani a Cornaredo. Buongiorno Edwin. Buongiorno, grazie mille. E soprattutto tanti auguri perché da pochissimo papà. Sì, 9 giorni prima. Da 9 giorni. 10 marzo è nata la nostra Leilani. Il fiore più bello che hai portato in Italia, sì, diciamo. Sì, c'è lo spettacolo dal campo, sì. Bellissimo, perché insomma Edwin ha una storia bellissima. È nato in Olanda, è cresciuto in Olanda, da sempre ha lavorato con i tulipani. Poi a un certo punto ha avuto questa idea, che c'è già in altre parti del mondo comunque, di creare questi campi di tulipani U-Pick, dove tu prendi poi effettivamente il tulipano che ti piace e te lo puoi portare a casa. E nel suo girare, cercare il posto ideale, ha trovato Cornaredo. Trovato questo campo. Allora, ricordaci un po' com'è andata l'anno scorso, com'è stato il tuo arrivo a Cornaredo, come mai Cornaredo e poi com'è andato il campo. Sì, ho fatto questa idea perché ho visto prima mio fratello in Stati Uniti, ho fatto questo U-Pick campo e sono stato lì per vedere come funziona e mi è piaciuto tanto perché tutti gli enti piacciono. Poi ho pensato, posso fare anch'io. Prima pensavo anche in Stati Uniti, però Stati Uniti è difficile andare. Poi pensavo Italia forse anche va bene, perché lo so che gli italiani piacciono i fiori grandi, più fiori belli, perché in passato ho venduto anche bulbi. E infatti mi dicevi che tu nel passato vendevi i bulbi tulipani e uno dei più grandi clienti erano clienti italiani, vero? Sì, in Olanda ci sono tante aziende che vendono esportazioni in tutto il mondo di bulbi e di fiori. Ho lavorato per un'azienda che vende bulbi, solo bulbi, a tutto il mondo, forse 150 paesi differenti. Però Italia era più grande, eravamo con 3 persone che vendono in Italia. Wow. Sì, io sì. E quindi ho avuto questa idea e ho detto, beh, allora basta, vado in Italia e cerco un posto. Sì, e poi pensavo a Milano perché a Milano vivono tante gente, poi c'è anche freddo in inverno che aiuta per far crescere in lunghezza i tulipani. L'anno scorso sono andato in estate per cercare un terreno e alla fine ho trovato in Cornaredo e ho piantato i bulbi. Poi dopo piantare siamo iniziati con iniziare l'azienda con tutti i documenti, che era tanti lavori anche. Però alla fine abbiamo trovato bene e poi erano anche, perché era novità qui in Italia, era molta pubblicità perché tante gente voleva sapere questa idea. Sì, abbiamo avuto tanti visitatori. Ecco, allora, l'anno scorso, Edwin, quanti tulipani avevate piantato? Quanti bulbi? 250.000. La domanda che ci facevamo questa mattina noi in redazione, si mettono giù a mano uno alla volta? No. O c'è una macchina che ti aiuta? No, sì, 95% con macchina. Ah, ok. Perché c'è una macchina, okay. Però abbiamo parte esposizione. Sì, una aiuola, sì. Sì, che facciamo 50-50 50 bulbi, okay. Squadri per tutti i vari, non tutti i vari varietà, perché sono tantissimi quest'anno, sono 315 varietà. 315 varietà diverse di tulipano. Sì, però in esposizione sono 135. Ah beh. Perché altri sì, che abbiamo piantato al mano e poi l'anno scorso avevamo un grande cuore di 3 con 2 metri e quest'anno abbiamo fatto 3 cuore perché tante gente piacciono fare foto, okay. con il cuore. Sì, sì. Anche perché quest'anno non sono più 250.000 i tulipani, non sono più 2.500 metri quadrati, no, quanti erano l'anno scorso?
L'anno scorso era il campo è 2 ettari. L'anno scorso abbiamo usato 60-70%. Ecco. Quest'anno avete detto no, lo usiamo tutto. Lo usiamo tutto. 2 ettari di campo, sì. 350.000 bulbi, sì, piantati. Sì, abbiamo l'anno scorso il periodo era molto breve, era 16 giorni che eravamo aperto. Solo 16 giorni sono stati? Sì. Mamma mia, i 16 giorni che hanno cambiato con Naredo però. No, che c'è 16, stato... 17, 17, ah, scusa. Okay. Però quest'anno abbiamo comprato più bulbi, okay, precoce, anche più tardivi, e allora vogliamo aprire un po' più presto quando i primi tulipani fioriscono, e poi con, perché abbiamo anche più tulipani tardivi, speriamo di aprire un po' il periodo tempo, più lungo. Questi giorni un po' ti stanno un po' fregando questi giorni, perché speravi di aprire un po' prima, però il freddo di questi giorni è un po' troppo freddo ancora, no? Non è veramente troppo freddo, però quest'anno è molto differente di l'anno scorso con, ecco, il tempo, perché l'anno scorso era molto freddo in gennaio, sì, poi dopo metà febbraio le temperature erano così, che era facile, era... e quest'anno invece in gennaio era gennaio un po' caldo, erano già spuntati presto, ah, sì? E poi era molto freddo è anche nevicato. Adesso. Sì, anche nevicato, sono proprio, sì, completamente gelato. Però quindi ho visto che c'è un po' un po', sì, era un pochino danno, però piccolissimo. Dovete anche capire quest'uomo che aveva allora i tulipani sotto la neve a un certo punto, una moglie che doveva fare una bambina, insomma è stato un periodo bello stressante, sì, no? Sì, sì, la neve non era un problema, era più il gelo. Il gelo, sì, sì. No, sì, era un periodo molto stress, sì, molto impegnativo. Come si dice in Italia, tutto è bene, quel che finisce bene, e quindi la bambina sta benissimo, sì, adesso. Perfetto. Oh, perfetto. Sì, sì, la mamma anche. La mamma anche, siamo il tutti papà contenti. È un po' meno stressato adesso. Sì, sì, sì. E quindi a giorni aprirete, quando è che pensi di aprire? Perché alcuni dicevano già che aprivi questa settimana, invece no, aprirai quando? Sì, adesso abbiamo sempre un po' fatto un po' più tardi, ha detto prima... No, spieghiamo bene che non è una, cioè è una scelta giusta, nel senso che non è, uno lo possa, è la natura, no? Da dire. Sì, io ho detto all'inizio... Non è aprire un ristorante che dico ok, accendo il forno quel giorno e apro la pizzeria. Quando il tempo era uguale di l'anno scorso era possibile aprire a metà marzo perché abbiamo tanti tulipani precoci. Però ho detto prima metà marzo, poi tra 20 e 25, l'ultimo giorno ho detto 25, adesso sono anche pensando forse 25 non sarà non neanche riesce, possibile. Non si riesce ancora perché... Però sicuramente per i visitatori, anche quando siamo aperti 25 o 26, devi aspettare 3 giorni minimo per avere veramente un campo più bello. All'inizio saranno pochi tulipani, solo per gente che è molto entusiasti, che vogliono, che non possono aspettare. Sì, sì, comunque sì. Poi insomma rimarrà aperto di più, dicevi, perché comunque avete messo anche quelli tardivi come tulipani quest'anno, sì, giusto? Quindi insomma si può anche venire più volte a vederlo, no? Si può venire, sì, all'inizio, sì, sì, anche sì, perché deve essere bello vedere come cambia durante, sì, questi giorni con i tulipani, sì, cambia tutti i giorni, perché all'inizio sarà i tulipani tardivi, sono ancora senza fiore, tutti i giorni cambia, sì, sì, non è uguale, sì, quando vai all'inizio o tardi è completamente differente. Allora, facciamo che un po' vantati della tua idea, nel senso, l'anno scorso quanti visitatori sei riuscito a portare di circa a... non li hai contati, immagino, l'anno scorso non ve l'aspettavate neanche forse. Sì. Nel senso, quanti secondo te visitatori avete avuto? Un po' più di 30.000. 30.000 visitatori, sì, in 17 giorni? Sì. Wow. Sì. Ti aspettavi un così grande successo? No, io ero sempre molto molto positivo, anche all'inizio, che sì, era quasi, era solo io, tanti denti mi hanno detto che ah, sei pazzo, non come... Però io ero positivo, però non ho pensato così, era incredibile. Anche per esempio il primo giorno eravamo aperti al 3 di pomeriggio, penso che uno giorno prima abbiamo detto, o due giorni prima, che apriamo... alle 3 il prossimo giorno, poi erano credo 800 gente solo dalle 3 fino alle 7 7 e mezza di sera, sì. Come mai secondo te tutto questo entusiasmo, questo successo per questa idea? Che cosa piace alla gente?
Ah, prima che è bello, che c'è un campo di fiori, è sempre è qualcosa di nuovo, non hanno visto mai tante gente, per questo è, c'è qualcosa di bello. Poi c'è anche la, penso che importante, che era la novità, che è la prima volta che il campo di tulipani in Olanda così. Poi anche prima volta veramente un po' grande, che c'è tu, you pick, tu raccogli, che puoi raccogliere tu i prodotti, che anche non eravamo veramente i più presti, però erano alcuni molto piccoli. Questa era la prima volta che gente sanno questa idea. E poi anche probabilmente perché siamo alla nostra storia, che siamo da Olanda, sì, per tutti, penso originali, non dice solo quelli originali. Sì. Ricordaci bene come funziona allora il campo U-Pick, come funzionerà quest'anno, c'è qualche novità, cosa è cambiato? Ricordaci un po' come funzionerà. No, di più importante per i visitatori è che l'anno scorso era possibile comprare i biglietti al campo dal lunedì fino a, fino a venerdì. Solo nel weekend era bisogno prenotare i biglietti o comprare i biglietti online. Quest'anno abbiamo cambiato che da giovedì fino a domenica devi comprare i biglietti online. Okay. E solo lunedì, martedì, mercoledì puoi comprare anche al campo. Perché di più paura o perché sono troppi visitatori? Per il comune di Cornaredo il parcheggio è il più grande problema, per questo da giovedì, vi dico, nonostante ci sia un grandissimo parcheggio di fianco che è rimasto pieno per tutti i 17 giorni, pazzesco. Da giovedì fino a domenica, allora quando vendi i biglietti online puoi controllare i numeri di visitatori, e per questo dobbiamo fare così. Sì. Il bello è che poi che orario fa all'incirca il campo? Dalle 9 fino alle 7 e mezza. Ecco. E come funziona? È come i visitatori comprano il biglietto, non è veramente un biglietto, è un buono di due tulipani per entrare. Poi quando entrano sarà spiegazione come funziona. Ci sono i secchi e i cestini. Poi si possono camminare tra i tulipani, possono fare foto, c'è un parte di esposizione per fare foto. Quando si possono raccogliere due tulipani, è compreso nel buono di biglietto. Poi quando si raccogliono di più, se è anche possibile, sono 1,50 euro per tulipano. Poi alla fine abbiamo i casebo con confezione per incantare i tulipani, abbiamo i vecchi giornali che usiamo per incantare, contiamo il numero di tulipani, poi paghi. C'è un limite massimo di tulipani che una persona può prendere? No, però sì, l'anno scorso era alcuni che hanno comprato qualcosa di 100 o 200, però normalmente si comprano tra 2 e 20 più o meno. Ok. No. Insomma, dicevi appunto, il comune di Cornaredo si sta preparando anche lui, perché insomma è veramente una bella festa quei giorni. Sì, l'anno scorso abbiamo anche preparato, ho parlato con il sindaco, con la polizia civile. Sì, la polizia locale. Però loro hanno probabilmente anche per loro era anche una sorpresa che era così. Sì, il sindaco ci ha detto infatti che quest'anno è più preparato, ce l'ha già detto. Sì, sì, anche per è importante che adesso i visitatori non possono parcheggiare a fianco di Viale della Repubblica, perché è strada provinciale. L'anno scorso hanno parcheggiato tutti e non hanno fatto la multa, per quest'anno sarà la multa, allora non sarà possibile. Dicevo, la cosa bella è che alle 7:30 il campo chiude, ma era bello in quei giorni, perché se tu andavi a qualsiasi ora a Cornaredo trovavi qualcuno che andava vicino al campo, faceva le foto, andava a controllare dove era questo campo, che allora domani vengo. Era bellissimo, anche di sera c'era gente che passava e veniva a vedere il campo, davvero era qualcosa di pazzesco. Cioè, tutta Milano ha parlato di Cornaredo e del tuo campo in quei 17 giorni. Sì, alcune settimane eravamo noi quasi, eravamo famosi. Sì. E la cosa bella è che anche dopo, quando avete smontato il campo, la gente comunque andava a vedere, qui che era il campo. È stata veramente interessante come cosa. Allora, vi ho detto, l'apertura molto probabilmente dopo il 25 marzo, diciamo. Sì, sì. Dopo il 25 marzo. Sì, sì. Ricordiamo, funziona che siete a Cornaredo, l'indirizzo preciso così uno se lo mette sul navigatore è?
Di più facile è usare Google Maps, sì? per trovare, perché siamo un campo senza numero. Ok. Siamo al fianco di il campo sportivo in Conaredo. Diciamo Viale della Repubblica, Via della Repubblica 113, però non è veramente 113. Comunque, è meglio usare Google Maps. Tulipani Italiani lo trovate su Facebook, lo trovate sul sito internet tulipanitartinitaliani.it, giusto? Sì. E li trovate, anzi, vedete quando aprono, avete gli orari, comprate i biglietti online da lì, giusto? Dal sito? Sì, sì. Perfetto. Mi dicevi, dal giovedì quest'anno è necessaria la prenotazione, quindi sì. Giovedì, venerdì, sabato e domenica non si compra il biglietto al campo, ma lo si prende al via online, via sito internet, ok. Invece lunedì, martedì, mercoledì, se passate di lì potete comprare anche il biglietto sul campo. 350.000 bulbi, mi dicevi 312 varietà diverse, sì. Ma quante varietà esistono di più o meno 7.000. Sì, anche io conosco tanti tulipani, però per esempio quando ci sono da 7.000 sono probabilmente 2.000 rosso, e sono tanti uguali quasi, anche il sono se nessuno quasi che conosce tutti, infatti, cosa tutti la varietà. Ma cosa differiscono queste varietà? Cioè sono il colore, le dimensioni, No, i tulipani sono molto differenti tipi, cioè per esempio Darwin Hybrid, questo penso che sono Triumph, Triumph e Darwin Hybrid sono questi, poi hai Tardivi, singolo Tardivi, doppio Tardivi, hai tanti pappagallo, ci sono tanti differenti tipi, sono corti, sono lunghi, però per la gente che fanno la nuova varietà è importante che bello, che colore che è bello, poi che produzione va bene con i bulbi, che è poi resistente di funghi, okay. Queste sono le cose che di più è importante per... Qual è la varietà che è nata di più l'anno scorso, che con Davide ho detto è la varietà più bella? Era Queen of Night, questa è una varietà tulipani nero, che si hanno piaciuto. Tulipano nero? Sì, 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 che hanno piaciuto. Abbiamo avuto tre neri, però uno singolo che era molto particolare, si hanno piaciuto tanto. Sì, sì. Particolare appunto come dicevi tu. Allora Edwin, ricordiamo bene come funzionerà. Allora, dal fine mese, ok, così stiamo larghi. Sì. Da fine mese a Cornaredo, ovest di Milano, comodissimo raggiungerlo sia con la tangenziale sia con via Novara, la statale appunto che va verso Novara. Trovate vicino al campo sportivo questo campo di 350.000 bulbi, sì. Di 312 varietà diverse. Sì, e poi anche l'anno scorso ho guardato, ho fatto le foto di tutte le varietà, poi nell'estate ho visto tutte le foto, quanti sono venduti, e quest'anno ho fatto solo le varietà lunghi che hanno piaciuto molto. Allora io penso che ho comprato solo i bulbi grandissimi, io penso che quest'anno sarà di più un spettacolo ancora, di l'anno scorso. Sì. Anche perché insomma diciamo appunto il campo, noi stiamo vedendo sempre alcune foto dell'anno scorso, Edwin, di te e tua moglie, quella giusto? Sì. Ecco, la neomamma a cui facciamo ancora gli auguri. Insomma, guardate che splendido campo alle tue spalle, quasi doppio quest'anno, diciamo, quasi, sì, più o meno. Sì, sì, sì. Sarà veramente a perdita d'occhio, colori e tantissime varietà diverse, e davvero è molto interessante. Portateci anche i vostri figli, fate vedere, perché è un momento di vera natura. Il fatto che comunque siete voi a dover entrare nel campo, loro vi spiegano tantissimi, poi siete tanti anche voi, ho visto che avete tanta gente che vi dà una mano adesso, che spiegano come tagliare in maniera precisa il tulipano, sì. Come si fa, insomma, scoprite qualcosa di molto interessante e passate qualche ora in un mondo parallelo, mi viene da dire, nel senso che veramente non sembra di stare ai bordi di Milano, sembra di stare chissà dove, fosse veramente vicino alla grande diga in un campo in Olanda, invece siete veramente a poche centinaia di metri dalla tangenziale di Milano, e uno spettacolo per gli occhi davvero davvero entusiasmante.
Edwin, cosa ci vuoi dire in chiusura? Siamo ovviamente in chiusura, c'è qualcosa che vuoi ricordarci, raccontarci di nuovo? Qualche novità quest'anno? No, mi dicevi la prenotazione. Sì, poi che esposizione un po' più grande con tre cuori, Ah, poi c'era ok. anche Pasqua che facciamo un po' di giocare per i Ah, bambini, quindi c'è un evento Pasqua particolare, ah, quindi sì. se E siete. poi abbiamo, penso che abbiamo trovato un po' più, l'anno scorso era un po' di più problemi con... Perché era così tanto messaggi, email, che alla fine non, solo in estate ho risposto a tutto. E quest'anno siamo un po' più professionali, speriamo che facciamo tutto Insomma, meglio con il... si sono perfezionati quest'anno. Sì, Eh sarà, beh, deve insomma. essere un po' più meglio Vabbè, organizzato. ogni anno si migliora, ci Sì. mancherebbe. Edwin, io davvero ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Verremo sicuramente a vedere campo, verremo all'apertura. Ti do una curiosità, l'apertura del tuo campo, noi siamo venuti, abbiamo fatto una diretta video, è ancora una delle dirette più viste sul nostro canale, ancora Sì, oggi, dopo un anno, è ok, ancora una delle dirette più viste comunque. Quindi insomma, perfetto. davvero tutti pazzi per i tulipani, verrebbe da dire, insomma, è qualcosa che forse mancava e grazie a Edwin finalmente anche Milano ce Sì. l'ha e siamo ben contenti di avere qui Edwin che adesso come l'anno scorso inizierà a fare il tour di tutti i vari giornali, telegiornali, ti chiamano tutti poi, anche l'anno scorso Sì. ti abbiamo chiamato noi giusto al pelo, poi ovunque ti abbiamo visto. Sì, come 2 giorni fa era nel Radio DJ a Vedi? Torino, sì, chiamano tanti, sì, giornalisti, anche televisione, anche, sì, quando siamo aperti sarà molto impegnata di nuovo con le interviste, sì. Viene da dire, quando uno ha una bella idea, questa idea è bella anche da vedere, non c'è che raccontarla e fare tutto in bocca al lupo perché vada tutto per il meglio. Davvero, grazie Grazie mille Edwin, mille. grazie a tutti coloro che ci avete seguito, ve lo ricordo, andate a Cornaredo, fine mese, comunque la diretta trovate le indicazioni per la pagina Facebook, il sito, così almeno seguite tutte le varie indicazioni di quando aprirà, molto probabilmente dopo il 25 marzo. Sì, Dimmi, dimmi. volevo dire, nel sito abbiamo fatto anche un po' più informazioni se domande frequenti, Oh, perfetto. se vuoi sapere qualcosa puoi trovare tante informazioni Quindi c'ho tutte le quest'anno lì. informazioni sul sito Sì. internet, basta collegarvi, lì vedete quando ci sarà l'inaugurazione, ma poi comunque vi dico, andateci spesso, non andate solo una volta, tornateci poi dopo qualche giorno, perché ogni giorno è uno spettacolo diverso. Grazie quindi a tutti coloro che ci avete seguito, grazie ancora a Edwin alla sua bellissima idea, auguri ancora anche per la piccolina appena Grazie, nata. grazie Grazie a tutti voi, noi ci rivediamo oggi pomeriggio alle 18 con l'informazione di Milano News, edizione della sera, e Good Morning Milano torna domani mattina, martedì si parla di periferie. Grazie mille, arrivederci e a presto.